Vince ai calci di rigore la Tor Tre Teste. I ragazzi di Mister Contaldo, dopo l'1-1 nei 90 minuti, riescono a battere la Vigor per Conti in semifinale. Gara non priva di polemiche, ed il primo a far vibrare la tribuna è Beltrami con questo gran mancino alto di poco ancora. Quindi la Vigor per Conti in avanti. Poco più tardi c'è questo schema su calcio di punizione, il piatto destro di Morano e termina alto. Il numero 10 cerca di vestire i panni dell'assistman. Poco più tardi il colpo di testa di Beltrami però è fuori misura, ci prova quindi la Tor Tre Teste dalla parte opposta del campo con quella che è di fatto l'occasione più ghiotta del primo tempo. Gran palla in mezzo, sponda per Mari, che però trova davanti a sé il grandissimo riflesso di Baba Travagli, che tiene lì il pallone in due tempi. Si salva la Vigor per Conti, ci prova anche Sardone. Poco più tardi, in questa azione insistita da parte della Tor Tre Teste, il mancino del numero 11 termina di poco largo. Nel secondo tempo una grandinata furibonda si abbatte sul comunale di Artena dopo il colpo di testa mancato da parte di Gaudio, e la gara si interrompe, ricomincia, e su questa mischia arriva il gol di Torquati. La palla però, almeno dalle immagini, sembra non varcare mai la linea di porta dopo il tentativo di tap-in del numero 8, che sbatte sul palo, come potete vedere anche qui sul replay. Sembra arrivare fuori dalla linea di porta il salvataggio del difensore della Vigor per Conti, che però non si fa abbattere dalla decisione del direttore di gara, anzi riesce il sole e riesce anche De Angelis a portare sull'1-1 il parziale. Quando mancano poco più di 20 minuti al triplice fischio, qui la bella giocata di Morano sulla sinistra, mette questa palla in mezzo, sfiora l'autogol un difensore della Tor Tre Teste. Ci pensa però il portiere a bloccare il pallone a terra. Si va quindi ai calci di rigore. Dopo il triplice fischio c'è Donadio che spiazza Travagli, inizia nel migliore dei modi la serie per i suoi. L'altro, numero 4, Tognozzi, invece si fa parare la conclusione. Quindi Torquati ancora una volta contro il portiere della Vigor, ancora una volta spiazzato. Quindi va anche il capitano Grimaldi, che mette a segno il suo rigore. Il subentrato Mancini fa lo stesso e si presenta dagli 11 metri, quindi Francesco Cerenza che spara largo. Tutta la gara si decide quindi su questo calcio di rigore da parte di Damiano Bizzocchi. Non sbaglia il difensore, che fa esplodere la festa della Tor Tre Teste. Termina quindi 5-2. Dopo i calci di rigore gioisce la Tor Tre Teste, che incontrerà in finale il Tor di Quinto.